delle sfide che le aziende stanno affrontando in questo periodo storico è quella di inseguire l'eccellenza e in particolare di farlo abilitando le persone ad essere eccellenti nel loro ambito individuale e rispetto all'energia che mettono in campo. Per farlo è uno dei problemi critici a cui devono trovare risposta è quello di riuscire a farlo in modo continuativo nel tempo e allo stesso tempo sostenibile, creando un equilibrio tra l'altissima performance che vogliono ottenere e l'energia, il benessere che le persone riescono ad avere in azienda. Insieme ad Heineken Italia abbiamo progettato un evento di 2 giorni in cui abbiamo messo insieme le key people della supply chain e di tutti i birrifici italiani per riflettere su questi argomenti e approfondire il tema dell'eccellenza e in particolare quali sono le abitudini che le persone riescono a maturare, che ci portano sempre più vicino al concetto di eccellenza individuale e di gruppo. In un mercato della birra così dinamico e in crescita come negli ultimi anni, la supply chain deve affrontare delle sfide piuttosto difficili e per farlo ha bisogno di performance eccellenti e una continuità di performance eccellenti. Per farlo abbiamo bisogno di lavorare a livello individuale e a livello di team per sostenere queste performance. Per questo motivo abbiamo progettato insieme a Leo e al team di Lenovis un programma di 2 giorni che ci fa lavorare sia a livello di priorità, focalizzazione e semplificazione delle nostre giornate lavorative e l'ottimizzazione quindi delle nostre agende e del nostro tempo, sia sul tema dell'energia, i diversi livelli di energia e come possiamo indirizzare questa energia laddove veramente possiamo fare la differenza. Abbiamo esplorato insieme a questo gruppo di 80 persone gli elementi chiave per riuscire a focalizzarsi sulle priorità, sulle cose importanti, ma allo stesso tempo come semplificare le cose che stiamo facendo, eliminando gli sprechi, in modo tale da dare molto più valore al tempo e viverlo in maniera più efficiente. Ma allo stesso tempo abbiamo cercato di sviluppare tutte quelle competenze e quelle abilità che ci permettono di generare energia in noi stessi e negli altri, capendo come le diverse forme di energia riescono a darci quel carburante in più, quella spinta che ci permette veramente di andare verso l'eccellenza. E tutto questo viene poi condito con la capacità di progettare abitudini che diventano poi la nostra modalità ripetitiva, quella che ci fa anche risparmiare energia perché diventa giustamente un'abitudine nel fare le cose nella direzione giusta per ottenere i risultati elevati che questa ricerca ci impone. Attraverso un mix di momenti d'aula in cui si esplorano i principi chiave di questi dell'eccellenza personale, dell'energia, alternato a momenti di lavoro e di riflessione individuale e di team, di confronto, conditi da dei momenti ludici in cui si rende l'esperienza divertente e allo stesso tempo formativa, abbiamo poi sviluppato piani d'azione individuali e collettivi per riuscire a cominciare a capire come applicare questi principi nella vita di tutti i giorni e cominciare a trasformarli in nuove abitudini. Quello che ci portiamo a casa è prima di tutto la consapevolezza che abbiamo dei margini di miglioramento in termini di ottimizzazione del nostro tempo, di ottimizzazione delle nostre agende e di capacità di focalizzarci sulle nostre priorità. E la seconda è quella anche di quanto è importante l'energia e l'equilibrio e il benessere delle persone per poter sostenere delle performance eccellenti nel tempo.